L'evento che è avvenuto, che il ponte è franato, è stata una bella botta. Sono stato bloccato per due settimane qui a Catania. Ho perso pure determinati appuntamenti di lavoro. Ora con questo problema della frana allungheremo, entreremo in strade. Che strada fa di preciso? C'è la deviazione? Usciamo Tremonzelli, facciamo la statale Polizzi, poi entriamo dentro il paese, usciamo, scendiamo a Scillato e rientriamo in autostrada. Sono 3 ore e mezza, fate conto, poi non sappiamo sulla statale che cosa troviamo di traffico. Stamattina traffico tanto non c'era perché era presto. Era una strada che già facevo 25 anni fa, solo ora la sto riscoprendo, solo che prima non c'era nessuno. Facciamo questa avventura alle 15:30. È una tragedia veramente. Polizzi, che strada? È una strada che si va in un paesino, per cui diciamo è tutta strasandata, non è che è una strada abbastanza accettabile per la macchina o per un mezzo per viaggiare. In autobus che tempi in auto da... ora ci sono 4 ore, è un bel viaggio. Com'è questa deviazione? La strada fa piangere. Fa piangere. Perché com'è proprio materialmente? Tutta risolzata, tutta... Onesta. Ho sentito là, il nostro direttore ci hanno detto che la mettevano in sicurezza per gli alberi e cose, ma non hanno fatto niente completamente. Stiamo camminando e dobbiamo stare attenti alle macchine più gli alberi che ci sono. Che... Il treno è peggio del bus, perché ho visto che ci sta o 6 o 7 ore all'incirca per arrivare a Palermo. Io poi ho un'altra coincidenza per andare a Trapani, quindi non ne vale la pena, arriverò domani. E siamo qui dietro, non è che sto andando diciamo in un altro mondo. Lei sta tornando da Palermo. Sì, ci racconta un attimo questo viaggio, quanto è durato e sei un pendolare abituale, cosa Io è cambiato? Io sono un pendolare abituale, sì, perché lavoro a Palermo, quindi ogni 5 giorni faccio questa tratta da Palermo-Catania e Catania-Palermo. Rispetto a prima adesso che c'è? Si impiega un'oretta in più rispetto a prima. In totale quindi quanto dura il viaggio? E siamo partiti alle 8 da Palermo e sono le 11:30. Per fare quanti chilometri? 200 chilometri. E quindi lei da cittadino che idea si è fatta, insomma? Siamo messi male. Io non soffro le curve, non soffro magari, ma c'è chi magari soffre anche il tragitto perché ci sono più curve. Non lo so, è solo disagio sicuramente, è più altro negligenza, ecco, una negligenza dello Stato, questa è negligenza dello Stato. Siamo a volte dimenticati, treno, abbiamo una corsia, ancora i treni agli anni 60, cioè proprio una cosa inverosimile, veramente inverosimile, più altro che siamo nel 2015.